Tutelare la biodiversità, ridurre le emissioni, restituire spazio alla natura, contribuire alla conversione in senso sostenibile delle attività economiche, informare e sensibilizzare le persone su stili di vita più responsabili sono i mattoni fondamentali sui quali costruire una società più sostenibile e inclusiva. Ogni momento, ogni politica, ogni investimento, ogni decisione è importante per raggiungere questo risultato. Così il neo presidente del WWF Italia e giornalista abruzzese Luciano Di Tizio. La sua nomina alla guida del WWF nazionale un riconoscimento alle tante battaglie portate avanti sul territorio. A casa, prima di me, è stato vicepresidente Andrea Caserta, che in precedenza era stato anche presidente per un periodo abbastanza importante e persino direttore generale. L'Abruzzo per il WWF è una regione importante, non a caso è la regione dei parchi. Ovviamente il discorso va fatto per tutta Italia, perché se in Abruzzo c'è qualche motivo di vantaggio, di orgoglio in più, questo non vuol dire che stiamo benissimo. Il parco della Costa Teatina che manca è una ferita aperta, altrove in Italia c'è ancora di più da fare, quindi ci daremo da fare tutti insieme, perché WWF è una grande squadra, sia di staff sia di consiglio nazionale, e con questa grande squadra otterrà dei grandi risultati. E intanto l'associazione ambientalista ha tolto il simbolo del panda dalla sola tappa abruzzese della Giova Beach Party, di cui l'associazione è partner. Giovanotti è la società che organizza i suoi concerti, la Trident. Hanno chiesto al WWF di dare una mano per controllare l'impatto ambientale. Ci sono stati diversi sopralluoghi ovunque in Italia, alcune tappe sono state spostate, non si va in nessuna tappa nell'interno di aree protette e molte altre sono state prese delle precauzioni. Quindi il WWF ha questo ruolo, non è l'organizzatore del concerto, è quello che cerca di minimizzare gli impatti che comunque ci sono, ma ci sono ovunque, ci sono sempre anche con le spiagge affollate, anche con altri tipi di concerti con minor pubblico. E in questo caso qualcosa in meno si riesce a fare grazie alla buona volontà di Giovanotti e della Trident e all'impegno del WWF. Su Vasto c'è stato un problema, perché il comune di Vasto non ha risposto alle richieste del WWF per salvaguardare alcuni elementi, in particolare lo spostamento delle giostre in un'area in cui c'è stato vicino un nido del fratino poco tempo fa, e su questi elementi il WWF Italia ha ritirato l'appoggio alla tappa di Vasto. A Vasto non ci sarà il panda.